Bentornati in un super confronto GoPro Hero 10 contro Insta 360 Go 2. Sicuramente un confronto impari. Già solo come peso GoPro Hero 10 siamo intorno ai 153 grammi contro i 27 grammi della Insta 360 Go 2. Scopriamo le differenze e soprattutto scopriamo qual è più adatta alle nostre esigenze. Si inizia con una bella ferrata, cielo spettacolare e arriviamo in vetta al Monte Pircheriano. Abbastanza facile come ferrata, ma divertente. Vorrei realizzare qualche ripresa particolare su questa via ferrata e allora colgo la palla al balzo per parlarvi degli accessori che ci arriveranno con le due cam. Iniziamo con GoPro Hero 10, ci arriverà questo astuccio che potremmo utilizzarlo come portapenne o porta accessori. L'altro accessorio l'ho già montato sul casco, ovvero un adesivo con questo supportino per agganciare la GoPro. Gli accessori sono finiti, dovremo sicuramente acquistare a parte altri accessori come ad esempio una pettorina. Le cose cambiano con Insta 360 Go 2 perché già il case può essere considerato un accessorio, oltre a ricaricare la cam può fungere da telecomando, un pratico cavallettino al di sotto se vogliamo utilizzarla col case. Ad esempio questa clip la possiamo mettere su qualsiasi cappellino o qualsiasi aletta dei nostri caschi da bici, da ferrata, da alpinismo. In più lei è magnetica, per cui siamo già operativi senza avvitare nulla. Troveremo questo supportino, sempre magnetico naturalmente, sia per utilizzare la Insta sott'acqua col bracciale, oppure togliamo la base e tramite questo silicone al di sotto si può incollare, poi si lava e ritorna operativo. Nonostante ciò applico sempre un po' di nastro isolante in modo tale da essere tranquilli. Troveremo anche il medaglione che andremo a mettere sotto la maglia, tac, e siamo pronti per registrare in prima persona. Ed essendo magnetica si può tranquillamente utilizzare così. Sicuramente il peso di Insta 360 Go 2 sul casco è come non avercela, mentre la GoPro con i suoi 150 grammi circa, beh, si fa sentire, soprattutto se la teniamo per parecchio tempo. Avremo la possibilità su entrambe di farle partire solamente con un click. GoPro Hero 10 da sopra, mentre la Insta sul davanti. Il tasto della Insta 360 Go 2 è personalizzabile direttamente dall'app. In base a quanti click lei si accenderà nella modalità desiderata. Click. Registrazione partita per entrambe le cam. Vai. Una bella corsa. E si scende. Come on.
stiamo registrando in 2,7K sulla Insta 360 Go 2, mentre sulla GoPro 4K, sempre 30 fps. Bella discesina, è anche abbastanza spaccata e avendo una bici front ammortizza quello che può. Ammortizziamo noi con le gambe e le braccia e il resto lo fa la stabilizzazione. Sulla Insta 360 sto utilizzando la modalità Pro in modo tale da avere la migliore stabilizzazione possibile, mentre sulla GoPro Hero 10 stiamo utilizzando il Boost, Hyper Smooth col Boost. Facciamo anche questa galleria così vediamo il cambio di esposizione. Mini galleria, oh! Proviamo anche la stabilizzazione con un drone FPV. Abbiamo montato la GoPro Hero 10 e la Insta 360 sullo stesso drone. Vediamo un po' cosa succede. Il panorama merita. Peserà 2 kg il drone. Si parte! Con la Insta Go 2 avremo la possibilità di avere una stabilizzazione molto molto simile a quella che abbiamo con Real Steady, usando naturalmente il programma da PC Insta 360 Studio. Basterà semplicemente mettere modalità FPV e linear. Che dite? Insta 360 Go 2 GoPro Hero 10. Quale scegliere? A questo punto, dopo aver visto tutti i vari test che abbiamo effettuato, penso che un'idea ve la siate già fatta. Nonostante ciò, vi do un piccolo consiglio. GoPro Hero 10 è sicuramente una camera più impegnativa, più performante, sia dal punto di vista delle varie risoluzioni, si arriva addirittura ad avere il 5,3K a 60 fps. Davvero tanta qualità, tanti fps, ma attenzione, se decidiamo di acquistare la GoPro Hero 10 dovremo avere un computer di ultima generazione davvero molto ma molto performante. Se mai decidessimo di utilizzare l'applicazione di GoPro Quick, non riusciremo assolutamente a fare un montaggio decente, in quanto potremo fare dei piccoli montaggi ma l'app sicuramente non è molto funzionale e pratica e avremo pochissima libertà di personalizzare il montaggio. Passiamo alla piccolissima Insta 360 Go 2. Lei è rivolta a un pubblico molto più ampio. Secondo me è la cam perfetta per iniziare, in quanto è semplice, pratica. Non avremo lo schermo come su GoPro posteriormente e anteriormente per vedere l'inquadratura,
ma non avendo lo schermo avremo l'anteprima sul nostro smartphone, decisamente comodo per verificare se l'inquadratura è corretta o no. Grande plus di Insta360 è sicuramente l'applicazione Insta360, facile da utilizzare, semplice e sicuramente ci permette di creare dei mini video in totale semplicità, in quanto troveremo già dei preset, basterà semplicemente selezionare le clip che avremo registrato con la nostra Insta e successivamente l'app ci farà già un primo montaggio. Positivo il fatto che non dovrà scaricare tutte le varie clip per comporre il video, ma l'app scaricherà in automatico la sezione di video che ci interessa per montare il video finito. In questo modo non andremo a riempire la memoria del nostro smartphone. In più, se volessimo creare un video da zero, si può fare. Avremo un vero e proprio programma di montaggio all'interno dell'applicazione. Si possono tagliare le clip, si possono accorciare, si possono mettere vari effetti. Il mio consiglio è quello di scaricare le varie clip in modo tale da lavorare nel programma di montaggio in modo più rapido senza dover aspettare nessun caricamento. Entriamo più nello specifico. Entrambe le cam hanno più profili colore vivido, naturale e piatto. Col profilo vivido avremo già un video fatto e finito, anche se secondo me troppo satura l'immagine in entrambe le cam. Profilo naturale è quello che vi consiglio maggiormente ed è quello con cui ho realizzato tutte le varie riprese per i vari test, mentre il profilo flat, se volete poi agire in post produzione facendo un po' di color correction, sarà sicuramente il profilo migliore. In entrambe le cam potremo scegliere l'angolo di ripresa. Su GoPro ovviamente si sceglie prima della registrazione, su Insta potremo sceglierlo successivamente dal programma Insta360 Studio oppure dall'applicazione se registriamo nella modalità Pro Mod. Importantissimo per gli amanti dei social, perché se registriamo in Pro Mod avremo la possibilità successivamente di scegliere l'inquadratura o 16 noni oppure 9 sedicesimi senza perdere di qualità, mentre con la GoPro dovremo scegliere prima della ripresa se posizionarla orizzontalmente oppure in verticale. Se no dovremmo andare a croppare troppo l'immagine. Memoria e batteria. Sulla GoPro Hero 10 la batteria ci garantisce un'ora di ripresa. Teniamoci abbondanti, forse anche un po' meno se registriamo in 5,3K oppure se registriamo in 4K a 120 fps, ma anche a 60 fps. Dovremmo scegliere una micro SD, io l'ho messa da 128 GB, e dovremmo sceglierla molto molto performante per tenere testa a tutti i dati che la GoPro salverà sulla micro SD. Insta360 Go 2 avrà una memoria interna da circa 27 GB e ci garantisce di riprendere tutte le varie scene nell'arco di una giornata. La batteria interna della Insta dura circa 20 minuti di ripresa, ma naturalmente quando non la andremo ad utilizzare si andrà ad inserire nel case che andrà a ricaricarla in automatico. E in low light come si comporteranno i sensori delle due camere? Scopriamolo. Test low light e nel mentre testiamo anche i microfoni. Insta360 Go 2 2,7K 30 fps, ISO 800, 4K per GoPro 30 fps, sempre ISO 800. A mio avviso non ha senso oltrepassare gli 800 ISO, se no avremo troppo rumore ISO. Devo anche ricordare che su Insta360 Go 2 abbiamo un'opzione molto interessante. Dall'applicazione oppure da Insta360 Studio potremo andare a diminuire il rumore. Basterà spuntare e in automatico durante l'esportazione ci farà un bel lavoretto, insomma. Seguiamo un po' Greta. Ci giriamo. Oltre video avremo la possibilità di registrare degli hyperlapse e anche dei timelapse. L'hyperlapse di Insta360 Go 2 ha una peculiarità notevole. Potremmo scegliere se andare ad inserire l'effetto di motion blur, che darà alla nostra scena ancora più l'effetto di movimento. Ultimo punto, ma non per importanza, il prezzo, perché sarà anche il primo punto da affrontare se le vogliamo acquistare.
429 se la compriamo dal sito con l'abbonamento, se no 529 per la GoPro Hero 10, mentre 319 per Insta360 Go 2, naturalmente con tutti gli accessori che abbiamo visto all'inizio del video. E voi quale scegliete? Insta360 Go 2, minuscola, semplice da utilizzare, o la GoPro Hero 10? Avremo più qualità ma più difficile da gestire e anche più pesante. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Se non siete ancora iscritti, cosa state aspettando? Ci vediamo anche su Instagram per tutte le novità e aggiornamenti, e soprattutto per interagire con sondaggi, e su Telegram per le migliori offerte di tecnologia e non. Si sa, i prezzi salgono e scendono. Al prossimo video. Ciao!